Considererei chiusa questa parte di tavola rotonda, per cui ringrazio i partecipanti e ripasso la parola a Nicola Cariglia per i prossimi appuntamenti in scaletta e le conclusioni di Monsignor Paglia. Ma grazie ai protagonisti di questa interessantissima tavola rotonda, grazie a Duccio Moschella che l'ha coordinata. Io intanto chiederei a Monsignor Paglia di venire da questa parte, lo chiederei anche ad Andrea Blandi e a Franca Conte, perché così tutti gli organizzatori sono qui. Nel frattempo che ci sono questi aggiustamenti, vi dico che i collegamenti in streaming delle persone che seguono questo dibattito hanno già superato i 250 poco tempo fa, e questo ci compensa o ci consola, non lo so, del fatto che, come sapete, per le norme anti-Covid abbiamo dovuto negare l'accesso a un sacco di persone che ci avevano chiesto di partecipare. Se Monsignor Paglia mi consente, il suo intervento lo prevediamo fra 10 minuti, perché nel frattempo il professor Saraceni, Vincenzo Saraceni, ci ha chiesto di fare una puntualizzazione rispetto all'intervento di stamani o dopo aver ascoltato il dibattito. Poi non so se c'è qualcun altro, poi daremo finalmente la parola a Monsignor Paglia. Abbiamo fatto incontrare due amici. Ringrazio il Presidente che mi ridà la parola un momento e ho approfittato per salutare Sua Eccellenza Monsignor Paglia. E volevo soltanto fare una sottolineatura perché questa mattina ho cercato di dire che di fronte a questa tragedia della pandemia i governi d'Europa e particolarmente devo dire il nostro Paese hanno scelto la difesa della vita e della persona umana, pur sapendo che questo comportava un enorme indebitamento, comportava il crollo del PIL, comportava il crollo dell'occupazione. Se in passato lo slogan era la salute non ha prezzo, ma, ed era un avversativo, ma la sanità ha un costo, questa volta la scelta è stata la salute non ha prezzo a qualunque costo. E questa mi sembra veramente una grande novità, una grande novità. Cioè si è fatta una scelta di contenuto etico. Allora, secondo me, anche alla luce di tanti interventi che ho ascoltato importanti, qualunque possibile riorganizzazione della rete assistenziale degli anziani, oltre l'RSA, vuole questo convegno, deve partire da questa opzione. E ho sentito su questo parole etiche importanti, Palombi, il superamento della solitudine, Brunello, il recupero della relazione sociale. Relazione sociale che significa il riconoscimento della dignità della persona, perché la dignità non è un valore astratto, la dignità sta nella relazione. Ci sono lavori importanti che dicono come il malato riferisce: mi sono sentito indegno da come venivo guardato, oppure mi sono sentito indegno dal fatto che distoglievano lo sguardo. E quindi la dignità sta nella relazione. Ecco, allora su questo tema, credo che qualunque organizzazione vogliamo dare, di questo dobbiamo tener conto. Fatemi fare soltanto due brevissime citazioni. La prima di uno scrittore a cui sono molto legato, sono appassionato tanto alla sua lettura, che è Cesare Pavese, che descrive la socialità in questi termini, in termini poetici naturalmente, e dice: quello che noi vogliamo è versare noi stessi negli altri come in un odre e di tanto in tanto ribere noi dagli altri. Questa è la socialità, questa è la relazione. E l'ultima citazione, se posso e chiudo veramente, è
la morte di Ivan Illich, di Tolstoi. Ecco, Ivan Illich sta morendo con questa malattia che si aggrava, che non è mai stata riconosciuta dall'ambiente che non ci credeva, ipocrita. Ecco, lui sta morendo, gli si avvicina il figlio Vasily, gli prende la mano, si mette a piangere e lui dice: tutto è finito, la morte non esiste più. Quindi è bastata una relazione umana sincera, la morte non c'era più. Grazie.